tutti, oggi abbiamo fatto le piadine con l'olio di oliva, senza lievito, senza strutto e facilissime da fare in padella, anche velocissime. Vi facciamo vedere come al solito tutto il procedimento e vedete sono anche arrotolabili, quindi potete creare come delle tortillas messicane alla fine. Questa è una ricetta che noi abbiamo studiato nei dettagli proprio per darvi una ricetta pratica, facilissima da preparare. Noi adesso le stiamo facendo, ma vediamo tutto il procedimento come al solito. Gli ingredienti che utilizziamo per fare la piadina all'olio di oliva senza lievito e senza strutto sono 250 g di farina del tipo 1, la forza è 260, un cucchiaio colmo di olio di oliva, 3 g di sale, 130 ml di acqua tiepida. Cominciamo mettendo il sale nell'acqua e giriamo. Setacciamo la farina. Mettiamo un cucchiaio di olio e aggiungiamo l'acqua. Come vedete noi stiamo mettendo la metà della farina di quantità di acqua, quindi più o meno questa è la quantità consigliata, però può essere che la farina che andrete ad utilizzare ne assorba di più, in quel caso aggiungetene un po'. Ve ne accorgete poi dalla consistenza dell'impasto. Quindi lavoriamo l'impasto con le mani. Alla fine è una ricetta veramente velocissima perché ci sono pochissimi ingredienti e si prepara in poco tempo. Poi risulterà anche leggera, vedrete, perché non c'è lo strutto rispetto alla piadina tradizionale. È la nostra versione della piadina, che sapete che poi si può fare in tantissimi modi, cioè in tantissimi paesi in realtà, anche se pensiamo che esiste solo in Italia, però ci sono altre versioni in India, del chapati per esempio, oppure del pane arabo in padella che somiglia, le tortillas messicane. Ci sono delle piccole differenze, ma somigliano un po' a quella che è più la piada riminese rispetto alla piadina romagnola. Però siamo lì, alla fine è un pane veloce, fatto in padella, e noi facciamo questa versione leggera. E anche pratica, perché questo è l'importante. Quando non si fa un pane tradizionale come il pane di Altamura che vi abbiamo già fatto vedere, un pane casereccio, l'importante è che la ricetta sia molto pratica, perché ci serve del pane fresco in poco tempo in una maniera facile. Vedete, stiamo aggiungendo un po' più di acqua rispetto a quella indicata nella dose, perché in questo caso alla fine abbiamo bisogno di aggiungere un altro po' d'acqua. Per adesso abbiamo aggiunto circa 10 ml, però regolatevi un po' in base a quanto ne assorbe la vostra farina, perché poi dipende anche dalla marca della farina che andrete ad utilizzare, non tutte le farine sono uguali. Ci siamo spostate sulla spianatoia e continuiamo ad impastare. Alcune delle ricette della piadina fatta in padella, veloce, con l'olio, senza lievito e senza strutto, spesso hanno la farina manitoba. La farina manitoba è un tipo di farina molto forte che tende a far crescere, a lievitare tutti i prodotti che ci andate a fare. Noi non la volevamo utilizzare perché è anche normale che poi cresca, si formino le bolle se utilizzate una farina così forte come quella manitoba, quindi abbiamo utilizzato una forza un po' più bassa rispetto alla classica manitoba, perché questo è un tipo di pane che noi mangiamo spessissimo e non vogliamo utilizzare una farina che ha troppo glutine. In ogni caso questa è la soluzione ideale se volete del pane fresco, perché alla fine andate a mangiare sempre il pane fresco perché è fatto al momento. Ci sono persone che hanno esigenza di mangiare il pane senza lievito e questa è una soluzione perfetta, invece di magari ordinare il pane arabo da un panificio. E poi vedrete, dopo vi facciamo vedere, si può congelare l'impasto, quindi ce l'avete per 4 settimane, oppure mettere nel frigo e ce l'avete per una settimana pronto. Quindi è davvero una soluzione veramente pratica per non comprare più il pane, ma avere sempre del pane fresco a disposizione. L'impasto l'abbiamo rimesso nella ciotola, lo copriamo con una pellicola e lo facciamo riposare per 30 minuti.
Dopo 30 minuti possiamo tagliare l'impasto e fare le sfere. Quindi lo tagliamo in quante parti? 6. 6. E faremo quindi 6 piadine. Si tratta di circa 60 grammi per pallina. Le sfere le copriamo con pellicola e aspettiamo altri 15 minuti. Adesso diamo prima forma con le mani. Quindi andiamo a creare dei dischetti. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, un altro po' di farina e schiacciamo con le mani. E tiriamo le pastelle con il mattarello. Le dobbiamo fare molto sottili, vero? Il segreto è proprio questo, per far venire poi le piadine senza lievito e senza strutto, con tante bolle. Quindi molto sottili. Parliamo davvero di un millimetro. In questo modo le vostre piadine saranno anche flessibili, quindi le potrete arrotolare. Vedete? Sottilissime. È facile regolarsi. Appena cominciate ad intravedere un po' la spianatoia, quindi che comincia a diventare quasi trasparente l'impasto, in quel caso vi fermate. Le abbiamo stese tutte e le copriamo per non farle seccare. Accendiamo la fiamma medio-alta. Abbiamo sistemato due padelle sui fornelli. Adesso vi facciamo vedere perché. E mettiamo l'impasto sulla padella calda, un minuto per lato. Vedete, stanno cominciando a formarsi le bolle. L'abbiamo girata e sempre un altro minuto. La stiamo mettendo nell'altra padella, ci spruzziamo l'olio sopra, olio d'oliva, e ci mettiamo un panno sopra che abbiamo messo sotto l'acqua calda e l'abbiamo strizzato. E chiudiamo con il coperchio. A questo serve la seconda padella, quindi. Stiamo mettendo la seconda. Ovviamente adesso la padella è più calda. Vedete, i dischi li abbiamo fatti della grandezza della nostra padella. La nostra è una padella da 30 centimetri. Sì. Quindi più o meno farete i dischi della grandezza della vostra padella. Un minuto per lato sempre, vedete le bolle. Ecco qui, guardate come si sta alzando. Questo è l'effetto, diciamo, palloncino tipo ciapati. Lo potete raggiungere, vedete, anche con questa farina, senza lievito. Quindi va bene, perché così poi si crea quella tasca all'interno che potete riempire, no? Tipo pita. Potrete aprire la vostra piedina e si può riempire benissimo. E adesso stesso procedimento, andiamo a mettere la piadina sopra l'altra, spruzziamo con l'olio di oliva e ci mettiamo il panno umido caldo e di nuovo coperchio sopra. Abbiamo messo il panno e l'abbiamo coperta con il coperchio proprio perché così rimane più soffice e la possiamo arrotolare. Quindi questo è un altro trucchetto che vi stiamo svelando per far venire più soffice la piadina. Quindi abbiamo lasciato le nostre piadine per 30 minuti in quella padella con lo straccio umido e adesso le andiamo a condire. Noi le condiamo con squacquerello e zucchina alla poverella. Vi abbiamo fatto vedere la ricetta, è una ricetta pugliese, tipica, veloce da fare, quindi ottima per la sera.
ma comunque potete veramente farcire le piadine come volete, si prestano tantissimo alle salse, quindi potete metterci non solo il formaggio fresco ma anche delle salse se vi piacciono, potete farcirle con i salumi, con la carne. Noi stiamo facendo una versione vegetariana per stasera. Fateci sapere nei commenti quando provate le nostre piadine come vi vengono. Abbiamo cercato di racchiudere tutti i trucchi per farle venire soffici, farle gonfiare, fare le bolle senza utilizzare il lievito, quindi ce la siamo studiati davvero tantissimo. È una ricetta davvero collaudata, quindi fateci sapere se la provate e come vi viene. Poi se avete altri trucchi da aggiungere scriveteceli nei commenti. Stiamo mettendo le zucchine. Se volete congelare tra l'altro i dischi di pasta ancora crudi, potete congelarli per 4 settimane, mentre se volete tenerli in frigorifero va bene per una settimana. Noi in genere li prepariamo per la settimana e ogni giorno li tiriamo fuori, così abbiamo sempre del pane fresco, perché poi questo si presta ad essere utilizzato come pane normale per accompagnare i piatti quotidiani, oppure appunto come piadine tipo street food con ingredienti che possono essere poi arrotolati, insomma. Tra l'altro potete farcire queste piadine anche con ingredienti dolci, per esempio con la Nutella, con la marmellata, potete farci anche colazione praticamente, oppure una merenda. Quindi vedete, stiamo arrotolando, questo per farvi vedere che alla fine vi vengono delle piadine arrotolabili, quindi morbidissime, e potete tagliarle poi e servirle. Quindi la nostra ricetta è terminata, se la rifate fateci sapere, taggateci su Instagram, mandateci le foto come state facendo nel gruppo Facebook che ormai è diventato un gruppo attivissimo. La ricetta la trovate con tanti accorgimenti sul nostro sito www.cucinageek.it e ovviamente, come al solito, la parte più importante, vi dovete iscrivere al canale. Per farlo dovete cliccare sulla campanella in basso a destra, in questo modo riceverete delle notifiche tutte le volte che facciamo una nuova ricetta come questa. Alla prossima ricetta, ciao!